cos'è la paura, chi ne soffre, quali sono le paure più diffuse, se ci sono delle paure nuove, che cos'è la claustrofobia e l'agorafobia, che cos'è. Anzi, a questo proposito vorrei anche saperlo, perché ci sono delle idee diverse. Parleremo anche della paura della gente, di esibirsi in pubblico, parleremo delle paure immaginarie, ci chiederemo per esempio se la paura è ereditaria. Anche perché dobbiamo riconoscere che la paura è un elemento che appartiene a ognuno di noi, è un male averne troppa, ma è un male non averne per nulla di paure. Quindi la paura è un'emozione che ci accompagna e che molte volte esprime anche un certo livello di intelligenza. Proviamo a vedere come. Allora, intanto vi voglio dare il nostro numero verde se volete partecipare alla nostra trasmissione, 800 555 941, 800 555 941. E cominciamo subito con una definizione della paura e come si manifesta la paura a livello fisico e psichico. Allora, la paura è un'emozione, come avevo detto precedentemente, ed è un male non averne, ed è un bene averne sufficientemente, perché la paura stimola l'intelligenza. Immaginate quello che è accaduto negli anni passati, cioè tanti anni fa, quando ipoteticamente dovevamo raggiungere un frutto che era su un albero molto alto, ma avevamo paura di cadere. Certamente forse in questo modo si è stimolata la produzione di qualche cosa nella nostra mente che ci ha permesso di inventare forse la scala e quindi evitando così la paura raggiungere il nostro bersaglio, il nostro oggetto bersaglio. Quindi vedete, la paura è un elemento molto positivo. Si manifesta come un attacco, come qualche cosa, quando è una paura pericolosa, come un atteggiamento di difesa, cioè noi ci prepariamo a difenderci da un ipotetico attacco, così come se fosse un attacco fisico da parte del mondo, più che un attacco soltanto psichico. Quindi abbiamo i piedi del corpo che ci drizzano, abbiamo una maggiore pulsazione del sangue, quindi il cuore batte più forte, più rapidamente, i muscoli sono tesi, siamo pronti a difenderci da qualcosa. Ok, allora questa è una reazione che mi sembra effettivamente positiva, diciamo c'è un pericolo e noi ci mettiamo sulla difensiva per prepararci quindi a combattere questo pericolo, a difenderci. Ma invece quando la paura è una paura diffusa, cioè questo senso di paura per qualche cosa che forse succederà, forse non succederà, quindi la paura di chi appunto entra in luoghi affollati, prende l'aereo, entra in ascensore, senza sapere se poi l'ascensore si fermerà, l'aereo cadrà, eccetera. Da questa paura di qualcosa che forse avverrà, forse no. Allora, distinguiamo tre momenti fondamentali. La paura, che abbiamo detto, è un'emozione positiva perché ci permette di difenderci da un evento che realmente sta accadendo. L'ansia, che in realtà è una paura negativa quando è molto forte, perché altrimenti di fondo comunque è preparatoria, una paura che sviluppa nei nostri pensieri, cioè c'è un pericolo che noi conosciamo, che non prevediamo, qualcosa che potrebbe accadere in termini molto vaghi. E poi c'è la fobia, c'è la consapevolezza di avere paura di uno specifico oggetto, di una specifica situazione, che diventa qualcosa da evitare a tutti i costi, perché altrimenti si scatenerebbe un attacco di ansia e di paura fortissimo. E molto spesso questa paura non è giustificata da nessun reale pericolo. Certo, non soltanto non è giustificata da nessun reale pericolo, ma secondo le ultime ricerche non è nemmeno giustificata da un trauma reale di quella situazione. Cioè non è vero che chi ha paura dell'aereo ha avuto un'esperienza negativa sull'aereo. Certo. Cioè chi ha la fobia dell'aereo, chi ha la fobia dell'ascensore ha avuto una paura realmente dell'ascensore. Spesso nasce come un dubbio, come un'idea. Un'idea subdola che pian piano prende spazio nei momenti più impensati della nostra giornata, mentre stiamo facendo qualcosa, e se accadesse, e se mi trovassi in questa situazione? A questo punto la nostra mente va quasi morbosamente a cercare tutte le esperienze negative avvenute in quella determinata situazione, quindi va a leggere rispetto agli aerei, di tutti gli aerei che cadono, di tutte le cose che succedono a aerei, quindi questo dubbio, questo pensiero pian piano prende corpo, fino a diventare una certezza. Allora, se è accaduto, non sono io folle, vuol dire che potrebbe accadere anche a me. Allora, voglio ridarvi il nostro numero verde, se volete partecipare alla trasmissione o fare delle domande al professor De Maio è 800 555 941, 800 555 941. Questo è il nostro nuovo stacchetto, che è la colonna sonora del bellissimo film Amélie. È allegra, sì. Vero? Parlando di paura ci vuole che immaginate quanto le musiche o quanto i luoghi, quanto le situazioni possono scatenare paura, perché noi abbiamo proprio un retaggio interno della paura. Ci sono delle situazioni che a prescindere, pensate ai film di Hitchcock, no? Dove bastava un tono basso del pianoforte piuttosto che uno immediatamente entra in quella situazione di preparazione a qualcosa di pericoloso che potrebbe accadere, anche se sta semplicemente vedendo un film.
Allora, prima mi chiedevo, no, voglio prima fare questa domanda sull'agorafobia, perché l'altro giorno un mio amico mi ha detto, ah, stavamo andando ad un concerto, al musical, fra l'altro, a Notre Dame, e dice, io soffro di agorafobia e quindi mi dà fastidio lo spazio grande pieno di gente. Io ho detto, ma no, quella è la claustrofobia pieno di gente, no, l'agorafobia, ma l'agorafobia è la paura della piazza, ma la piazza vuota o la piazza piena? Allora, in realtà sia claustrofobia che agorafobia in realtà sono due facce di una stessa medaglia, perché rappresentano un'esperienza similare da un certo punto di vista, anche se è un'esperienza, come dicevo precedentemente, per tutte le fobie non certamente vissuta. Spesso si configura un trauma d'abbandono, si potrebbe trovare un trauma d'abbandono dell'infanzia e la difficoltà a relazionare nel senso reale con gli altri, cioè noi preferiamo avere un rapporto di paura o di dipendenza nei confronti degli altri. Pensate a tutti quelli che hanno timore di attraversare realmente le piazze piuttosto che hanno paura di uscire da casa, no? Quindi è la configurazione specifica della guardia. Quindi sono due cose simili. Cioè, sono due cose abbastanza simili. Però è paura sicuramente del luogo grande, no? Piazza, agora. Sì. Ma pieno o vuoto? Allora, potrebbe essere sia pieno che vuoto, nel senso che la piazza piena è colui che, è come la vede, è claustrofobico, nel senso che il claustrofobico si sente soffocato dalla folla e non può esprimere la prima reazione di difesa nei confronti di una paura, che è la fuga. L'agorafobico invece si vede prevaricato da queste persone, queste persone non le vede, ne sono talmente tante che non ritiene che ci sia qualcuno che possa essere in grado eventualmente di aiutarlo, di sostenerlo. Quindi o ci sono tante persone, non c'è nessuno, è come se fosse la stessa esperienza. Non dimentichiamo che queste persone hanno difficoltà a stabilire delle vere relazioni con gli altri, preferiscono una relazione di dipendenza, cioè non hanno la forza dentro di sé, ma anche fuori di loro c'è qualcosa che non va. Allora, adesso a proposito di paura, sentiamo il nostro brano musicale, l'accoppiata Battisti e Mogol e la loro famosa paura di innamorarsi troppo. Yeah.